No, il titolo non è clickbait. Se voi non sapete programmare oppure avete delle forti difficoltà a programmare, secondo me non è che avete un problema con un determinato linguaggio di programmazione piuttosto che un altro. E quello che vi vado a raccontare in questo video nasce da una discussione che è successa qualche settimana fa al lavoro, su cui volevo fare un video in futuro, però ve ne parlo adesso. Ma come tutte le mie storie, dobbiamo fare un passo indietro a quando io ero un bambino, perché oggi vi racconterò la mia storia. La storia di come io mi sono avvicinato alla programmazione. Tutto nasce quando avevo all'incirca, credo, 9 anni, e un amico di famiglia, che credo che era uscito dall'università, non mi è ben chiaro se avesse terminato l'università o meno, però comunque aveva frequentato un corso di laurea in informatica, e io lo vedevo da piccolino che programmava in un linguaggio di programmazione di cui adesso non ricordo più niente. Pascal, utilizzando un vecchio compilatore della Borland chiamato Turbo Pascal. Allora io da piccolino lo osservavo con molta curiosità e poi mi sono fatto dare un po' di codici suoi. E io, nonostante che ero piccolino, l'intuizione che ebbi era la seguente: che tutto quello che era scritto in inglese nel codice del programma aveva a che fare con un qualcosa inerente al linguaggio di programmazione stesso, che poi ho scoperto che si chiamano parole chiave o keyword in inglese. Invece tutto quello che era scritto in italiano era in qualche modo roba che aggiungeva lui. E io, togliendo di qua, aggiungendo là, cambiando quello, in qualche modo imparai a programmare in Pascal. Con gli anni mi sono... Ciao Apple, vuoi partecipare anche tu a questo video? Non è il mio cane, sto facendo da dog sitter. Dunque, stavo dicendo che via via negli anni mi sono avvicinato poi ad altri linguaggi di programmazione, tipo C, C++. Poi mi sono avvicinato alla programmazione web, HTML, JavaScript, CSS. Poi ho voluto imparare PHP perché mi affascinava il mondo della programmazione Apple, la programmazione server side, e via via io accumulavo esperienza. Poi per via dell'università mi sono avvicinato al linguaggio di programmazione tipo Java e MATLAB, e poi durante il mio dottorato mi sono avvicinato a Python. E mi soffermo sulla storia di quest'ultimo perché è, diciamo, successa relativamente di recente, circa 4 anni fa. Python lo imparai guardando video su YouTube. Non lo trovavo molto intuitivo all'inizio, perché venivo da linguaggi di programmazione che avevano una sintassi C-like e avevo molta difficoltà soprattutto a capire come funzionavano i costrutti di linguaggio che avevano a che fare con la programmazione funzionale, tra cui la list compression. Ma come avete visto in questo video, adesso li uso in maniera molto veloce e anche in maniera naturale. Ma com'è possibile che io sia riuscito a imparare Python in 2 settimane guardando solamente video su YouTube? Beh, qualcuno potrebbe dire perché io già conoscevo altri linguaggi di programmazione, ho semplicemente imparato una nuova sintassi, ho imparato le peculiarità di quel linguaggio, boom, alla fine sono diventato un programmatore Python esperto in meno di 1 mese. Ma secondo me questa cosa non è del tutto esatta, perché è vero che avendo imparato altri linguaggi di programmazione avevo una certa esperienza. Avevo infatti sul gruppone un'esperienza ventennale. Ma secondo me questo aspetto è la punta di un iceberg più profondo. Io per capire questa cosa ho impiegato 30 anni. Io so programmare non perché so come utilizzare i linguaggi di programmazione, ma perché ho acquisito delle capacità che sono quelle che mi portano poi a imparare un linguaggio di programmazione in maniera molto veloce. E secondo me sono queste le abilità che dovete imparare se avete difficoltà nel programmare. Quello di cui parlo è il computational thinking, come si dice in italiano, il pensiero computazionale. Il pensiero computazionale è un insieme di abilità e di modo di pensare che vi permette di formulare un problema, trovare una soluzione e analizzare poi la soluzione stessa. Qua vedete che c'è questo diagramma, che ve lo metto adesso a schermo, che lo troverete su Wikipedia, però diciamo, tutto sta alla base dell'imparare il pensiero computazionale. Una volta imparato quello e sapete come risolvere un problema, implementarlo, poi è una questione di imparare la sintassi di un linguaggio. Ora, molti pensano che il pensiero computazionale abbia a che fare con la computazione, con un calcolatore. Io non sono d'accordo su questa cosa, perché secondo me il pensiero computazionale prescinde dal computer. Se siete degli esperti in cucina, o comunque vi dilettate piuttosto bene in cucina, quando vedete un piatto magari al ristorante, un pensiero che vi può venire in mente è come hanno fatto quel determinato piatto. E allora vi vengono in mente determinati pensieri: allora secondo me prima hanno fatto bollire l'acqua, hanno messo il sale, hanno preparato questa salsa in questo modo, poi hanno messo tutte cose insieme, hanno messo queste spezie. E voi pensate come spezzare un piatto pronto in una serie di passi per ottenere una ricetta simile. Ovviamente
Non è detto che voi ottenete lo stesso piatto, perché non avete la vera ricetta. Però l'esperienza è aver acquisito quel determinato tipo di pensiero che vi permette di mettere insieme degli ingredienti e saperli come cucinare, vi può far formulare un'ipotesi piuttosto accurata di quello che dovrebbe essere il risultato finale. Perché in quel modo voi riuscite a frammentare un problema grosso in sottoproblemi e trovare delle soluzioni passo per passo a come risolverlo. Il pensiero computazionale si divide in tre cose: astrazione, automazione e analisi. L'astrazione è la formulazione di un problema. Come cucino quel determinato piatto? L'automazione è creare dei passi che vanno da una fase iniziale a una fase finale. Quindi, da un insieme di ingredienti al piatto finale, da un insieme di dati all'output finale. L'analisi è semplicemente la valutazione di quello che avete fatto. Il piatto è buono, il piatto è una merda, il programma funziona, il programma non funziona. Se voi avete visto il mio video di quando faccio il codice per la media mobile, io già avevo in mente come quel problema andava spezzato in piccoli passi. E poi è stata una questione di implementazione e vi ricordo che su questa cosa io sono serio. Non programmavo né in C++ né in Java da 8-10 anni. Però poi alla fine, guardando la documentazione, mi sono ricordato quali erano le peculiarità di ognuno di quei linguaggi, ma alla fine la sostanza era la stessa. Quindi se voi avete la difficoltà a digerire la programmazione, chiedetevi: è la programmazione il problema? Quando ho fatto questa discussione al lavoro qualche settimana fa e dissi questa cosa alla persona con cui mi stavo interloquendo in quel momento, la sua risposta è stata: hai centrato il problema. Bingo! Quindi questo video è mirato a tutte quelle persone che, come quella, potrebbero avere lo stesso problema. La domanda che mi potete porgere adesso è: come faccio a migliorare il mio pensiero computazionale? Io non lo so. Non posso darvi una risposta diretta: sì, fate questa cosa perché risolvete il vostro problema. Il motivo per cui non posso fare questa cosa con una certezza assoluta è perché io ho acquisito le capacità di pensiero computazionale all'età di 9 anni. E non è diverso di come ognuno di noi ha imparato la lingua madre, in questo caso l'italiano. Se io vi dicessi a ognuno di voi come avete imparato l'italiano, voi non mi sapete rispondere. La stessa cosa è per me adesso, io non so come rispondere, però prima di fare questo video ho fatto un passo indietro negli anni, quando andavo a scuola superiore. A noi ci insegnavano a fare i diagrammi di flusso, il pseudocodice, e poi all'università c'erano dei corsi che facevano la progettazione di un programma. E tutto questo era nell'ottica di spezzare un problema grosso in sottoproblemi. E ognuno di questi sottoproblemi aveva una soluzione passo dopo passo, Apple sì. E quindi magari andate a cercare online soluzioni e guide su come migliorare il pensiero computazionale. Io dopo questo video cercherò di trovare qualche risorsa online e la metterò magari in descrizione se riesco a trovare una determinata soluzione che magari potrebbe fare a caso vostro. Ma nel momento in cui sto girando questo video io non ho fatto alcuna ricerca di questo tipo. L'unica cosa che ho cercato è semplicemente una definizione più o meno formale di pensiero computazionale. Benissimo, pinguini. Io penso che per oggi di aver concluso. Fatemi sapere nei commenti cosa pensate. Pensate di avere questo problema oppure il problema potrebbe essere altrove? Scrivetemi nei commenti e, come al solito, io vi ringrazio per avermi ascoltato e ci vediamo alla prossima. Ciao Kilu!